Nel corso dell'ultima seduta della Commissione Consiliare Permanente a Sette Territorio si è parlato anche del sopralluogo effettuato di recente presso la discarica di Pozzo Bollente. La struttura, ha annunciato la vicepresidente e consigliere di maggioranza Valeria Zorzi, sarà utilizzata come centro per il primo stoccaggio dei rifiuti dalla ditta che si occuperà della differenziata. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto prendere visione del sito, dando già indicazioni e suggerimenti per un buon funzionamento, così come ha segnalato la necessità che vengano effettuate alcune manutenzioni abbandonate durante la gestione del lato. Constatati durante il sopralluogo anche atti vandalici, quali ad esempio alcuni fili elettrici divelti. A breve, in ogni caso, ha assicurato la Zorzi, la struttura rientrerà in funzione. Al suo interno verranno quindi collocati 12 cassoni, dove saranno depositate tutte le frazioni merceologiche prima di essere trasportate nelle diverse discariche convenzionate. E già esistono 2 piattaforme per la raccolta del vetro, ma cosa più importante, rileva la Zorzi, è che i cittadini potranno conferire direttamente oggetti ingombranti o materiale particolare come residui delle potature.